E là, salve a tutti, sono ThePay96 e benvenuti in questo nuovo episodio 18 di Pokémon Ultrasole Randomizer. Ci eravamo lasciati qui, in questo luogo. Intanto mi scuso anche qui su, per voi che guardate su YouTube, se è saltato l'episodio di venerdì, che sarebbe uscito per voi sabato. E però è successo così, quindi adesso si sballa un attimo la scaletta. Però settimana prossima ricominciamo giù. Andiamo, mi perdo troppo in chiacchiere io. Troppo in chiacchiere. Poi cosa succede? Un'intrusa, dobbiamo proteggere i laboratori. Va che se comincia a bombazzello. Tanto che come al solito ho i capelli che partono per i fatti loro. Ciao Zappdino! Bello lui Zappdino. Zappdinius. E vai, me fai tutto, me devi fare. Allora, io vorrei... Beh, tecnicamente Tyranitar non dovrebbe shottarcelo qualsiasi attacco fa. Qualsiasi. Sì, si fa, non si fa. Non se pass. Ah, me usi difesa X. Vabbè, io ti faccio frana. Super effeco. Super fico. Mannaggia. E non me puoi individuare, però. Non te lo permetto, sai? Come fa attacca prima di me? Un uccello. Ah, Tyranitar, anzi, Godzilla, il nostro Godzilla. È una bestia sovrumana, però questo si è pompato alla difesaccia. E quindi, ma un pochino un casino lo è. Oddio, sto individuo, però la precisione. Devi sbagliare ogni tanto. Allora, io credo che Bombardilli sia la scelta migliore. Che c'è questo, se buffa? Difesa speciale pure. Ma io te volevo uccidere. Io volevo. E invece no. Non me l'hai permesso tu essere volatile. Che pizza, si protegge sempre. Ma che attacchi strani che c'ha poi. Non credo sia naturale individua su Zappdinio. Non me lo ricordo. Pure su Fulmine 2, tradotto in italiano. Vai, Primarino. Vuoi imparare incanto? No. Oh. Non si fa. Qui sono ammessi solo i ricercatori. Tocca a me. Ti mostrerò il potere della tecnologia, vabbè. Stiga. Signorina, allora. Mi si mette così, mi si para davanti a 90 gradi. Il nostro vecchio amico Combaschino. Come on. Allora, per fare una cosa rapida, molto rapida e poco dolorifica per noi, mettiamo Primarino. Siamo a postino. Oppure esce il postino. Sono due le cose, semplice la questione. Semplicissima. Allora, facciamo canto effimero. E a posto. Opa. Vabbè. Che sta lì là il mondo qui? Come on. Rimuovere un po'. Stiamo sviluppando una nuova Pokéball. Qui per esempio non ha Lola. Capito? Tu mi hai. Lui era sardo. Capito, mi hai. Dipendente de karate. Shift 3. Oppa l'allero. Ok. Beh, facciamo volo senza cambiare in Blaziken Nigno. È inutile che fai tanto il veloce qui, che tanto o te prendo prima, te prendo dopo, sempre te prendo e ti uccido. Ah, questo pende anche pure su. Ma che vuoi fare, Squamino? Squamino è una creatura disumana. Vedi?
Opa. Dai, levati un po' dagli scatolini. Oddio no, mi hanno abbandonato, vado via piano. Piano piano. Oh, qua sotto dovremmo trovare Iridio, che non ci fa ancora entrare qui, ma c'è dentro tipo zero. Con cui dopo che facciamo il prossimo evento, credo che lo possiamo recuperare. Qui. Qua. Eccoci qua. Parli io. Che ci fate qui? Non toccate niente con quelle mani sporche. Chi contamina il nostro laboratorio merita una lezione. Va anche per i ragazzetti come voi. Oh. The Battle Double. Terrakion e Furfru. Furfru. Ah, è Furfru quello che ha i capelli strani. Che cazzo, bro? È BM, che brutto, mamma mia. Ma ero scordato sto Pokémon. Allora, io non ho la più pallida idea di cosa possa essere utile su chi. Però. Mi c'è sempre sonno, cioè. Proviamo con Sgranocchio su Filifree. Non fa una piccia. Fa una piccia. Vedi tipo terrino, no? Credo. Mazzarola. Oh, se è di tipo terricchio, noi mettiamo Primarino. Oddio, fa male. Abbia non l'ha preso. Ma fallo su di me che così lo uccidi, porino. Dustox. Brutti Pokémon che c'ha il nostro rivale. Credo che possiamo fare un canto effimero su tutti. Perché tanto. Fru fru fru. Muore. Dustox muore. E Terrakion. Forse. Ma miseria, l'Ada mi ha fatto pizzicare. Ma perché mi pizzicate? Non è corretto nei confronti dei miei 96. Vabbè, Dustox se n'è andato. Sperando che il prossimo Pokémon che mette non sia una cagata. Ah, non lo mette, li ha finiti. Oh, voilà! Attenzione, s'il vous plaît, la potenza che c'è. Hai visto qua la potenza? Mamma mia. Ok. E anche questa es fatu. Ah, freccetto. Non cantate vittoria, laboratorio segreto, oggetto, studi, Lily e Cosmo, che dove stanno? Non ti deludo, io sì, sono lì, non te ne accorto, cioè. Un po' via, un po' così, perché sono fighetto. Allora, qua dentro. L'unica cosa che c'è sono dei dettagli che parlano di tipo zero, gli esperimenti, eccetera, eccetera. Non molto ci interessa, quindi possiamo tranquillamente proseguire. Ma dove era qui? Ah, forse. Ah, ci dobbiamo tornare qui dopo gli eventi. Io mi ricordavo che era subito. Invece no. Perché se non erro, ci davano qualcosa per andare a un piano che prima non potevamo. Esatto, all'ingresso. Oppi. Allora, arrivati qui all'ingresso, noi possiamo fare due cose. Uno. Come sono in piena forma? Ah, si sono autocurati? Ok. Oh, lì non credo. Ok, no, qua non ci possiamo ancora andare fuori. E allora niente, dobbiamo andare di qua. Ah, qua c'è di nuovo Vicio? Ma qua è chiuso. Forse sapete che dovevo leggere gli esperimenti.
Miseria, ladrissima. Ok, torniamo un attimo qui, allora. Perché non... Sta parte la ricordo molto poco, a dire il vero. Allora sì, forse devo leggere al computer. Cosmog, esatto. Forse... Esatto. Cosmog sarebbe... Dobbiamo dirlo di Ridio. Ok. Andiamo, baby. Avete scoperto qualcosa? Sì, su Cosmog. Allora, potrebbe essere un'altra cattura. E poi, se viene sottoposto a forte stress, può creare un ultramarco. Ovviamente per fuggire. Sottoposto a forte stress, hai detto? Allora è per questo che gliel'ha portato via. È sempre stata così protettiva. Però non abbiamo trovato indizi su dove possa essere. Bisho lo sapeva. Dovevo immaginarlo. A quanto pare ci ha giocati. Vado. Ridio è una di poche parole, eh? Probabilmente lo fa per darsi un'aria da duro. Forza, seguiamolo. Stare uniti. Allora, tecnicamente adesso Ridio si è spostato dalla porta. Vedi che mi ricordavo giusto allora. Non era un dubbio mio. Eccolo qua. Questa è la ricarica tot. Ricarica tot. Ah, ok, tipo zero non spawna qua dentro finché non finiamo l'evento. Che adesso metto un attimo in mente, perché poi qua dentro troveremo una persona. E questa persona ci darà, ci affiderà tipo zero. Pillellero. Eccoci qua. Randomina. Capofiliale ci ha giocati. L'hai già detto. Che si fa? Che razza di domande. Ci sbarazziamo di tutti quelli che ci mettono i bastoni tra le ruote, ovviamente. Ok, ok. C'è bisogno di essere così complicati. Bebè, ragazzi, è un ordine di vicio. Non crederete certo che vi lasceremo andare via, come va bene. Che racconta. Quante palle che raccontano questi. Facciamoli il culo velocissimamente. Simipur e Keldeo. 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 Boom, baby. Ah, mo c'è Crocodile. Allora, noi possiamo fare Drago Pulsar su Keldeo. E va bene. Va bene, credo che ci dia una mano per sconfiggerlo. Anche se non è di tipo draghetto, però, beh. Eh no, però Drago Pulsar te lo senti nell'anima. Nell'anima, proprio dentro di te. 52. Pazzo di attacco. L'abbiamo pure peccato perfetto, perché ha PS alti, attacco alto e attacco speciale alto. Cioè, più forte di così non lo si poteva avere. Vabbè, Baldeali... Direi. Direi. Potremmo togliere... Nitrocarica. Perché fa pochi danni, ormai un attacco vecchio. Che scene facciamo noi? Dai, ma non l'aveva già imparato, Sgranocchio, scusi. Ah, non ricordo. No, preferisco decisamente Nero Pulsino. Nero Pulsino è meglio meglio. Ok. Oh, mo per uccidere questo credo che possiamo fargli anche qua Drago Pulsar, perché comunque nessun attacco è più efficace di un altro. C'è quello che fa semplicemente più dolore. Mazza, c'è attacchi utili, ragazzino, qui. Dovrebbe bastare. Yeah. Certo che basta, amico bello. Dai. Ok. Oddio, ci hanno sconfitti. Ah, spero che andò. C'è il pericolo dell'avventura. Bisogna vincere, andiamo, dai. Devo ammetterlo, sono contento che siete venuti con me. Va bene, secondo me contate lo stadio mi stavate in culo. Però adesso state un po' meno in culo. Ecco, è Ciceria. La Milfona.
La seconda milfone. Allora, signorino, è davvero tanto tempo che non la si vede da queste parti. Randomina, au, lasciate che mi metta in sesso i vostri Pokémon. Ciceria, sai dove è Lilia? Credo che sia in casa con la direttrice. Allora vado da loro, è tutto quello che mi serviva a sapere, grazie. La direttrice è la signorina, è la signora Samina, vero? È una brava persona, sono sicuro che ci ascolterà. Dubito fortemente che la sua gentilezza sia disinteressata. Non si può entrare, la porta è chiusa a chiave. Di nuovo? Non importa. M'hanno abbandonato. Allora, la porta è chiusa a chiave, ma c'è il nostro amico Frufru qui. Guarda chi si rivede. Avete fatto meglio a rimanere a giocare a livello inferiore. Non che ci contassi. Sapevo che sareste cercato in tutti i modi di incontrare la direttrice. Allora vi attesi qui, prima che poteste arrivare alla villa, per rimediare il mio errore di prima. Se vi ho lasciati andare di sotto è stato solo guadagnare tempo necessario, grazie. State girando. Parlano troppo! Mannaggia, signor Luigi, lei è incredibile! Beh, certo. Non per niente sono l'eccellentissimo capofiliale. Davvero? Senza che neanche io chiedessimo, ci ha indicato dove si trova la direttrice. Di conseguenza anche dove sono Lily e Cosmo. Oddio, che ho fatto? E faccio anche gli onomatopee. Ehi, voi, sistemate quei ragazzini. Tempo stringe, aiutami. Vediamo che c'hanno. Ammazza, ne hanno 2-2. Bronzore, scusi. Ah, Primeape. Te lo proprio a me ne freghista, anzi, te. Tieni qua. Tieni qua. Allora, potremmo fare... Lui c'è il tipo lotta, va bene sul normale. Noi pensiamo a Bronzorino. Bronzorino lo possiamo tirare giù con un Drago Pulsurino. Se i conti non sono sguati. I conti sono sguadissimi. Riaccia. Ah, ma attacca quell'altro. C'è cioè, attacco di tipo efficace. Gli attacchi scabrosi. Allora, io provo ad attaccare Primeape sperando che però quell'altro riattacchi Bronzong. Mazza, non facciamo danni a questi due. Tesse. Fai quello che ti pare e piace. Mazza, ti fa male. Bravo, bravo. Vedo che l'intelligenza artificiale per una volta non ha tradito le nostri pensieri. Mannaggia, oh. Che d'altro, stavo pensando intanto che rozzettino. Perché non hanno mai messo che puoi controllare anche il compagno cosa fargli fare? Perché intelligenza artificiale, non di Pokémon soprattutto, non è che sia sta grande eccellenza, non è che... Che è Najima, insomma. La metal capocciata. Ma è bastata? Grande primarino. Forza antico. Ma questo un po' fa... Vabbè. Oh, mi dispiace. Ho sbagliato attacco. Mi spiace, signor Machampo. Però lo devo uccidere, sa? Qui ci leviamo. Dio santo, che momento ricco, Luke. È rimasto lì per pizzico così. Che attacchi? Ah, pensavo che ci avessero Pokémon ancora loro, ma stavo un po' appizzicalpato. Oppallero, oppallà. Noi andiamo dove non si va. 47. Ok. E mo dobbiamo affrontare anche Vicio.
Sì, io gioco con quell'altro. Dai, dai. Ah, ok, no, non lo affrontiamo noi perché lo affronta. Ah, no, sì che lo affrontiamo. Ah, forse lo faccio con Ion invece che con i Radius. Ah, invece che i Radius. Eh sì. Wadlun e Landorus. È il secondo che troviamo di quella specie. Che è di quinta generazione. Allora, noi possiamo fare volo su Swadlun. Intanto c'è Cosmo che quello lì, vabbè. Su Swadlun. Però, purino. E uno li hanno tirato via. E Landorus non avrei idea su come poterlo sconfiggere. Ah, lui c'ha Flareon. Attacchi speciali, no? Ok, sì. È fuori uno. Non credo che li fai molto, sai? Mi ricredo! Oh, Lunaton. Lunaton, noi possiamo fare tranquillamente sgranocchio su Lunaton. E sperare che basta un attacco. Non so di me. Puttana tua mammina. Quella baldracchella birichina. Che braccio teso. Che attacco strano. Ci tocca cambiare. Non abbiamo alternative ultravalide. Allora, dai. Dato, ragazzi, avrei potuto fare. Cioè, togliere le animazioni degli attacchi. Sapete quanto tempo avremmo risparmiato? Soprattutto quando devi catturare, così che non devi vederti tutte le animazioni. Oh, Tangela sicuramente non lo tangiamo minimamente. Meno che non facciamo un vento gelato. Che prendiamo tutte e due e tentiamo di uccidere entrambi. Perché non è un attacco eccellente, però. Ha fatto pure brutto colpo. La botta d'exp. Dai. Epidov. Oh, Epidov. Ragazzi, vieni in colpo di sonno, fa un po' mi addormento in live. Ok. A posto. E anche questo, ragazzi, se n'è andato via. Se n'è andato via. Ora cerchiamo di accorciare un po' di più i dialoghi. Tagliamoli un pochino di più. Perché c'è ancora parecchio qui da fare. Quindi evitiamo di perderci i incazzi e pesci. Ok. Thanks, mate. Let's go. Let's go. Allora, qui adesso c'è un percorso enorme, costellato di allenatori e Guzman prima di poter entrare. Per questo dico, più tagliamo corto, prima si fa. Sto posto la pulula. Andiamo in una lezione. Allora, intanto qui la telecamera fa schifo, perché non si vede una cippa immane, però c'è qualcosina da raccogliere prima di andare avanti. Quindi prendiamoci una cura tot, mentre... Oh, mannaggia.
dirigendoci nel lato opposto alla virtù dei fatti, dovrebbe esserci un adesivo. Takura Tot. Dove un adesivo, sapete? Ciao. Che fai? Va bene. Ricordavo un adesivo, non so perché. Invece era una Takura Tot. E niente, qua. Ci tocca. Ci tocca. Dovrebbero avere tutti un Pokémon, tranne l'ultimo che ne ha due. Se ricordo corretto. Bello, Wartortle. Wartortle. Ok. Senza cambiare Pokémon, credo che Dragopulsorino qualcosa possa fare. Forse non uccidere in un colpo, però. Ah. Sottovaluto la potenza di Squamino. La sottovaluto io. È uno. Se questo ne è ancora uno, il prossimo ne ha due. Non ricordo. Forse l'altro non combatte manco, a dire il vero. C'è subito Guzmano. Goldin. Vai Squama. E lui è Rayquaza, chiamato Squamino, soprannominato Squama. E questo credo che lo buttiamo giù molto molto easy. Easy peasy lemon squeezy. Certo, certo. Mazza quanti li lacci. E stiamo per toccare 200 d'attacco, eh. Qua mica si scherza. Infatti. No, infatti non combatteva. Mi ricordavo giusto. Ah, non sono ancora abbastanza forte. Tutti questi anni di solitudine passati a lottare non mi hanno portato a niente. Eccoci. Sono il vostro... Ah, oh, e sono il vostro peggiore incubo. Er più odiato, er più spietato. Tremati tutti davanti al grande Guzman. Che scena patetica. È il damerino su tutto io, in ginocchio davanti all'invincibile Guzman. Prima te scappi di casa, poi entra a far parte del T-School e diventa più forte. E se ti fossi limitato a questo, mi saresti pure andato genio. Ma porti così a mamma tua è davvero troppo. Io non supporto chi non porta rispetto ai propri genitori. Te devi vergognarti, devi. E te, pivelletta, te devi preparare perché adesso tocca a te. A zanzara fastidiosa, non fai altro che seccarmi. Ma questa volta non mi limiterò a farti fuori. Oh no, questa volta te distruggo. Impazzito Guzman, dato fuori di testa. Vediamo che c'hai, vediamo che c'hai. Ah, for baby, baby, wishy wishy. Wishy wishy ciccione. Aspetta, ma lui non può nascere già ciccione. Vabbè, probabilmente nel codice di gioco c'è anche questo, quindi ha messo questo. Oh, wishy washy è tipo shashi, quindi mettiamo shiki. Beh. Allora, facciamo foglia magicissima. Mazzarola! Non dovrebbe ucciderci lui, eh? Meno che non fa un super brutto colpo. E uno. Infatti che non c'è manco l'animazione. Trevenant, possiamo mettere uno spettro erba. Quindi credo che Blaziken faccia il caso nostro, anche se potevamo mettere Godzilla con un Bratigli. Però sto attacco è decisamente più forte. Calcio ardente. Voilà.
Ok. Bravo che sali pure, bravo Tichenino. Poi è Cherubino. Ci teniamo questo qua. Però c'è Cherubino. Andiamo con Culture Dance. Dovrebbe avere molta precisione, quindi non fallisce facilmente. Ok. E Ivysauro, teniamo sempre questo. Ah, shiny. Carinino. Ma per cambiare un po' facciamo balde ali, dai. E poi mi devono spiegare come fa Blaziken senza ali e fa balde ali, però... è andata così. Che ci dobbiamo poter fare noi. Ok. E anche il romanaccio se n'è andato. Oh, ma che stai a fa'? A quanto pare non ho scelta. Va, va. Allora, prima di proseguire, al solito poi, dall'altra parte, c'è un adesivino. No, dai, ero sicuro, però. Vabbè, è un ricordo totale sbagliato. Allora, qua c'è l'ultra pattiglia. Tra l'altro, dentro questo luogo ci passeremo un sacco di tempo nell'endgame. Ciao, Randomina. Stando ai nostri ricerca, quando voi e Luliani vi trovate in disaccordo, ricorrete spesso le lotte di Pokémon. Le lotte con i Pokémon sono un concetto nuovo per noi. Ma se servirà a farvi consegnare Cosmog, allora non ci resta che lottare. Vai, poi Paul, mostrami di cosa sei capace. Peccato che tu non hai poi Paul, ma ci avrai Cricketun. Ti prego dimmi che c'ho Cricketun. Ah, Krabby, Krabby. Povero Krabbino, piccolino, piccolino. Come on. Oh, famo, 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 facciamo. Ah sì, però che cazzo ce ne frega a noi. Che pizza in culo però con queste difese X. Tutto intorno lo usano. Vedi così te impari. Bah, che è la Godzilla. Godzilla sta crescendo. Secondo avanzata, se la nostra tecnologia non ci permette di controllare l'esito di una lotta. Deve essere per questo che non riusciamo a controllare Necrozma. Velloliani, siete davvero abili nella lotta con i Pokémon. È straordinario. Mi chiedo... non preoccuparti, Zoe. Abbiamo appoggio alla fondazione Aid. Ci serve meno Cosmog e 100-100. Cromio, sì, sì, sì. E manca appoggio alla direttrice della fondazione. Per favore, non ostacolarci. No, ma che? Ma che dici? Io ostacolare? No, vado avanti, sa? Ciao. Ok. Siamo nello specchio. Oh! Oddio, non mi ricordo come l'ho doppiata questa. Vabbè. Oh, guarda che si rivede! Randomina! Posso crederci! Randomina, sei venuta ad aiutarmi, ancora una volta! Grazie di cuore! Ah, vi conoscete? Vedo che ti sei fatta delle amici piuttosto abili. Un'allenatrice di grande talento come Randomina. Ora capisco cosa hai in mente. Devo dire che sono proprio delusa. Non cerco la tua approvazione, mamma! Non ho bisogno del tuo permesso! Salverò Cosmog, che tu lo voglia o no! Mamma? Non capisco cosa vuoi dire. Io non ho figli. Dei figli degni di tale nome non se ne sarebbero andati rifiutando il mio amore. E poi, cosa credi di poter fare tu con quel Pokémon? Non sei neanche capace di farmi cambiare idea e non hai l'abilità di un allenatore. Sei solo buono a trafugare del prezioso materiale di ricerca. Non vali granché, ma il mio profondo amore salverà anche te, perché proteggerà il mondo intero. Mamma, cosa vuoi fare? Proteggere il mondo intero? È per questo che vorresti sacrificare il povero Nebulino, Cosmog? Sì, è proprio così. Gli farò usare tutto il suo potere, fino allo stremo. Non ho altra scelta, devo proteggere il mondo dei miei Pokémon adorati. E gli effetti sonori. Andiamo avanti. Mamma! Randomina, grazie per essere venuta. Io vorrei tanto aiutare Nebulino, ma non so come.
State calma, state. Allora, uno. Qua si riposava, no? Non mi ricordo. Vabbè, qualcosa è successo. Ora, prima di andare avanti, siccome è una sezione un po' rompipizza, facciamo un salvataggino rapidino e andiamo avanti. Ok. Dove siamo? Nel laboratorio segreto. Coraggio, venite pure avanti se proprio ci tenete. Vengo, vengo, io ho paura, guarda, arrivo pure piano pianino. Ti faccio sentire la paura. Che ve ne pare, vi piace? È qui che custodisco la mia collezione, i miei cari Pokémon, esposti qui per l'eternità. Purini, congelati vivi. Quel sorrisino. Ma se la luce ci viene sottratta, non potrò più dargli tutto il mio amore. Per questo aprirò Luttavarco e sconfiggerò io stesso il povero Necrozma, il Pokémon che vuole rubare la luce. Lo so finito. Wey, belly! Ah, Lilia, sei qui! Come sono felice di rivederti! Oh, guarda che c'è, il piccolo Au. Non mi aspettavo molto dai membri dell'Ultra Pattuglia. E neanche su Guzman si può contare. Dacci ascolto una buona volta. Non aprire l'Ultravarco. Vuoi che scompaia qualcun altro, come è successo a papà? Pensi che mi sia dimenticata di lui? Odio l'Ultravarco dal profondo del cuore. Per questo ho deciso di andare. E anche se siete miei figli, non vi permetto di intromettervi. Figli? Un momento. Oddio, che sta succedendo? Un tempo, forse, prima che mi abbandonassero. Ma li salverò lo stesso. Sono la direttrice della Fondazione Aether, votata alla protezione e salvaguardia dei Pokémon, e il mio amore è sconfinato. Grazie a Gus rilasciato da Cosmog nel nostro laboratorio, sono riuscita ad aprire un Ultravarco. Oh mio. Usando tutto il suo corpo, potrei anche arrivare ad averne il pieno controllo. Ti scongiuro, mamma, non farlo! Se usi tutto il suo potere, Nebulino esaurirà tutte le forze! Quella volta, quando siamo fuggiti dalla Aether Paradise, non riusciva neanche più a muoversi. Se usasse tutto il suo potere, morirebbe di certo! Purtroppo è un sacrificio necessario, e io, Samina, sono pronta a tutto. Non so cosa c'era scritto, ho saltato poi... Fatto malissimo per fare il deficiente. Si apre la vagina interdimensionale. Era sempre di Lego, no? Sparito. Oh! Cosmo, stai facendo resistenza? Non dimmi che lo fai per Lilia. Che tipetto valoroso! Le vuoi bene, non è vero? Oh! Iridio, sia tu che Lilia siete maturati molto da quando ve ne siete andati. Ma non lascerò che mi intralciate! Per proteggere i Pokémon di Alola, devo incontrare Necrozma al di là dell'Ultravarco. Cosmog aprirà l'Ultravarco, costi quel che costi. Ottimizzerò il meccanismo della gabbia per impedirgli di opporre resistenza. Ah, eccoti! No, 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 no. No, no. Tutti no, tutti no. Mamma, se sparisci anche tu. Non dimmi che sei preoccupato per me. È un po' tardi, non trovi, Iridio? E va bene, per tranquillizzarti ti mostrerò di cosa sono capace. Randomina, mi faresti da avversaria? Se riesco a sconfiggerti, Lilia e Iridio non avranno più obiezioni. Fatti sotto! Questa è la milfona numero uno.
Samina Aether. E vabbè, poi mi attacchi con un crow. Che fa un crow? Dai, dai. Avevo detto, ragazzi, che sta parte ci portava via un episodio intero sicuro. Sicuro, sicuro. Che non è ancora finita. Oppala. Sì, facciamo attivare anche sabbia fiume che ci dà una manina. Ok. Facciamo frana. Easy easy. Lemon squeezy. Wow, che dolori. Vabbè, frana non è che faccia tanto in più, eh. Siamo onesti, siamo onesti. Forse fa più lui a me che io che a lui. E fa mi fa. Visto che mi fa. Oppa l'ero. Scia. Ok, poi c'hai Cico Cicorita. Ho detto di no per sbaglio. Bello Shiny, non l'avevo mai visto. Sono deficiente. Ci devo fare. Sbagliato. Vai, Blazigenigno. Che ha fatto assorbimento? Ho carciandente. Dovrebbe shottarlo perché non abisevo. C'è Duskull. Duskull. Mettiamo Celebino, che c'ha palla ombra. Esatto. Anche se potremmo fare, vabbè, un po' tardi. Palla ombra sia. Dovrebbe bastare avanzare, credo. Ah no? E Zerilad, molto resistente l'amico. Ok. Vabbè, facciamo un'altra palla ombra, tanto i P si tirano su di nuovo dopo. Ok. Non ha Pokémon eccellenti. È vero che noi abbiamo comunque un'ottima squadra, perché abbiamo veramente ogni tipo possibile d'attacco quasi. Quindi in un modo o nell'altro abbiamo la super efficacia. Anche se la super efficacia non è quella migliore possibile, perché come vedete non è che faccio proprio tanto danno. Però è quel che basta. L'indispensabile, diciamo. Indispensabile. Ok. Ok. Allora, sudo in culo. Mettiamo Primarino. Vedete, vedete che c'è tutto pronto quando più te lo aspetti? Passi canto effimerato. Sbarabum, barabum, barabum, cia cia. Eccoci qua. Era l'ultimo? Guarda di sì. Ah, ok. Cazzata nera. Cazzatissima proprio. Sei davvero forte, metti entusiasmo. Magari adesso siete ancora più preoccupati per me, ma non c'è motivo. E poi non sarò sola. Guzman, vieni con me. Certo, Kerr! Che secondo me Guzman si vede lontano un miglio che infatuato di Samina. Aspetta! Il mio zero è stato creato per fermare le ultra creature. L'ho allenato per lottare al di là dell'ultramarco. Sei tanto caro. Ma non preoccuparti, ci penso io.
Credimi, i bambini sarebbero molto più felici se facessero tutto quello che dicono gli adulti. Povero Nebulino. Nebulino, ciao Nebulino. Tanto, sapete che non ricordo se questo è stato il primo gioco ad avere dei filmati. No! Bianco e nero sono stati i primissimi ad avere dei filmati in computer grafica, diciamo. Vabbè, non è proprio computer grafica, perché uso comunque il motore del gioco, ma pompa un pochino le texture, quelle cose nei filmati. Perché? Nebulino, stai bene? Rispondi! È diventato piccolo così. Nebulino! Che succede? Non so perché diventa una pasticca e mal di gola, praticamente. Ha cambiato forma, non si muove più. Andiamocene da qui, questo posto mi dà brividi. Io ricordavo che ci si entrava subito nell'ultravarco. Forse è un ricordo errato. Perché prima si deve prendere o sul galeo o l'unala. Poi se... Chi? Flame Wolfix 31, grazie mille per il follow. Benvenuto, come stai? Come stai? Che sollievo, state tutti bene? Sì, più o meno, ma la situazione è preoccupante. Va bene, adesso fa il recappino. Fa il recapino, scopi personali, se ne va così cosa. Che le è saltato in mente? Con l'aiuto delle nostre conoscenze scientifiche, lo scienziato Cromio ha realizzato un dispositivo in grado di controllare Necrozma. Il piano era trovare qualcuno che fosse abbastanza forte e inviarlo nel nostro mondo. Non lo so, i miei momenti di sclero diventano gli alert. Ma Samin ha fatto tutto di testa sua, sarà in grado di usarlo in tutta sicurezza? Sbaglio o ho appena parlato di inviare qualcuno nel vostro mondo? Vuol dire che sapete come aprire un ultravarco? Apponici un altare. Il Pokémon che appare in quel luogo viene chiamato la creatura che si nutre di sole. Mi sono venuti da loro. Tizze che fanno questi, su su. Necrozma si risveglia, su cazzi. Questo è racchiuso tutto il discorso, diciamo. Ora forse possiamo andare a prendere. Sì. Purtroppo sì. A me papà, letti, sonno, sì. Dormi qua, capito io. No, come nel resto? Sono innocente, lo giuro, non ho fatto niente, signor poliziotto. Il giorno dopo. Ah, è tutto legit, è tutto legit. Andomina, signorina Lilia, ti aspetta. Aspetta, adesso cambiava aspetto, Lilia? E mi ricordo una pizza di sto gioco. Oppala. Eh sì. Diventa più... Come si dice? Vabbè, mi viene in mente. Ecco, brava, è più buona. È meno bambinesca, più che altro, così. Come so? E devo fare lo stronzo, il mio personaggio deve essere stronzo. Meh. Vedi, vedi? Dando quella frase, se no ti perdi quell'espressione, capisci? No, vabbè, dai, poverina. Che fa, oh? Le pose imbarazzanti, anche lei. E ride, ride. E ti dica, mamma ha fatto i gnocchetti. Che cos'è? Ah, è flauto per suo Galeo Lunala. Ok. Sì, se li sono insieme, svegli leggendario. Leggendario sconfigge Necrozma. Dai, Master Ball. Yeah, baby. Oh, almeno possiamo catturare un leggendario con sta Master Ball. Oddio, aspettate. C'è un problema. Noi non avremmo Sol Galeo Lunala. Come ci andiamo negli ultraarchi? Meno che, siccome non è di storia obbligatorio,
sì, risveglia il serpente leggendario, però. Attenzione! Risveglia Rayquaza, all'improvviso appare così, con la testina così. Mamma mia, quanto devono parlare questi. Quanto parlate. Ok. E dai, andiamo a Pony. Dove era Pony? La terza isola? No, era questa l'isola. Era questa l'isola. Allora, possiamo andare. No, 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 no. Aspettate. Mi sto dimenticando tipo Zerino. Questo anche se non è leggendario portata in mano, puoi entrare nell'ultraarco. Pony è la quarta. Però c'è il problema che noi, al 99%, essendo una randomizer, non abbiamo né Solgaleo né Lunala. E quindi so cazzi. Perché forse la meccanica non si sbloccherà mai. E finite! Bloccati nel limbo della storia. Oh, vediamo se c'è. Che poi non è tipo zero, potrebbe essere Krigetun. Non era qui, scusa. Ah, forse è presto ancora per averlo? Era dopo la Lega? Quando Sambrola si prendeva tipo zero? Ah, beh, giustamente. Boh, io mi ricordavo che si faceva qua, non mi ricordo. Ah, perché io ho sempre usato solo Solgaleo per entrarci. Aspetta che rispondo a quella là sotto lì che mi sta a rompere il pisellino. Con la Z. Allora, possiamo andare all'ingresso. Così ci curiamo, facciamo un giro fuori. Ci avviamo verso Pony. E poi si vede. Tu Meguri? Ma che sta succedendo? Close tutto. Chi è che cura? Vabbè. Me curano più. Esatto. Allora, qui c'è. A parte che c'è gente in troppa volontà, in troppo numero. C'era qualcosina da raccogliere. E già si intravede. Oh là là. Ok, no. Oh, ma se mi regalate qualcosa, non è che casca il cielo, eh? Io ho bisogno di soldi qui. Per le Pokéballs. Ok. Ma si può prendere. Ma che pizza che tocca andare a piedi qua? Chi è che l'ha progettata sta cosa? Tizio della Game Freak, chi è? Chi è stato? Te voglio conoscere. Tu? Mi dai niente? Tu? Mi dai niente? Signorina, lei? Me lo dai qualcosa? Ma che? Tutti i delinquenti, quanti danno niente. Hai proportion? Ok, ce ne possiamo. Che devo fargli? Perché c'è ancora una missione qua dentro? Ah, devo andare sopra al parchetto? Al parchetto devo andare? Vabbè, da due. Quanti sono? Quanti saranno? 7, 8. Credo che devo andare alla zona protetta. Vabbè, a vedere i risultati che hanno fatto con spada e scudo, direi anche che è veramente uno, però. Ah, ok, forse devo andare ai moli. Mi molo, non nei moli. Su 150 membri? Non mi sono mai informato su quanti siano. Però lavorano come se fossero due. E c'è poca differenza. Mi denunciate, per favore, ho detto niente di sbagliato. Il molo era qui, no? Io non sto a capire. Perché mi dice che devo andare. Guarda che si compenetra tutto qua. Mi dice che devo andare qua, ma non devo andare qua. Ma ti direi che sono anche i miei giochi preferiti di tutta la saga. Forse con qualche. Se la contende con Diamante e Perla.
Ah, eccoli, vedi, sto stronzo infame dove era. E certo che sono pronto, a te stavo a cercare. Però, spada e scudo, nonostante a livello tecnico sono una porcheria immane, c'ho qualcosa come 270 ore sto facendo lo shiny dex, ho fatto il living dex. Eccoci. Ah, mi sono ricordato adesso. Mi sono ricordato. Perché qua adesso c'è l'ultima prova, che questa prova mi sta in culo parecchio. Parecchio in culo mi stava. Isola disabitata, la Madonna, è una città. Sì. Se vi chiedete cosa stanno dicendo e non lo sapete, parlano di cose loro. Interessa. Vada, vada. Come devo risfidare tutti i capitani? Veramente? No, mi dite sta cosa, io non me la ricordo. Per la prova. Oddio, forse è vero. Mi ricordo qualcosa di strano che mi stava in culo. C'è un motivo per cui sta prova mi sta in culo adesso. Tu volevi qualcosa? Mi ricordo. E allora? Lascia almeno che ti offre. Oh, mi regala. Ah, è vero che questo ti regala il magmatore e l'elettritore. Che poco ci servono, dato che non. Probabilmente non c'è né Magmar né Electrabuzz in giro. Electrabuzz soprattutto. Oppa. Sì, è vero, la roba dei petali, che fastidio. Ah, sì, facile, sì, assolutamente. Aspettate, forse ne. No, nel fossile di Omastar c'era Bidoof. E questo era Plazol. Ok, se Plazol. Vedo come di fiore potrei sfidare il Pokémon dominante, giusto, giusto. Quanto mi sta in culo sta prova, ma perché l'hanno inventata? Così belle le altre, arrivi, sconfiggi, parli, cioè. Così rapido. Allora, poi. Tecnicamente, qua c'è questo. Dovremmo andare a parlare con il professor Rock abbronzato. Perché sono tre volte che ci chiama e ancora non abbiamo parlato. Tua figlia dipinge i peni, ok. Tuo figlio dipinge i pazzi. I palazzi. Qua. Come ragazzi, riusciamo a dare un'esploratina a sta cittadina per oggi. E poi ci salutiamo. Ma siccome ho sballato la scaletta, perché non mi sono reso conto che era domenica, di solito domenica non c'è live, capite? Ho sballato la scaletta. Ci sarà l'episodio anche domani. Cioè continueremo anche domani. Ho fatto un casino totale. Eccola, stronza. Mi chiamo Rika, sono il capitano di quest'isola. Ah, piacere. Aspetta, questa è un po' assonnata, aspetta. Ma dunque, chi di voi deve affrontare la prova? No, c'è un equivoco. Ah no, questa è Liria, mannaggia. Mi sbaglio i nomi. In effetti, randomino sta facendo il giro delle isole. Ma siamo venuti qui per parlare con il Kauna dell'isola. Il Kauna? Ah, ora non c'è. Ma vado a chiedere una piccola Api. Ah, quindi Api vive qui a Pony? Grazie mille, Rika. Andiamo, randomina, open Basmudul. Musmudul è un Pokémon molto bello. Oh, qua dentro. Forse. Esatto. Io cerco gli adesivi. Ma sapete che forse li stiamo anche prendendo tutti gli adesivi? Dei mostri. Aspettate, piano di sopra. Qualcosa c'era. Aspettate. Sì. Le tagliolini. E come si andava al piano di sopra? Oddio, mi scordo le cose io. Pony? Posso andare su? So cliente. E so cliente, t'ho detto, mi fai andare su? Posso?
Ah no, ok, no, niente. Me sono ricordato, non sai una cippa lassù. Ok, possiamo vedere. Quei sì. Regali? No. Regali un cipparolo. Qui? Danno niente. Qua non c'è. C'è il centro Pokémon, sì, più avanti. Ok. Sono peli per inutile. No, diciamoli di sì. Ah, ok, dovevo dirgli di no. Fatto a caso. Certo che fortuna. Certo. Dovevamo dirgli di no, pure questa? Davvero? Ah, vabbè. Ho cliccato di nuovo. Sono deficiente. Ok. Qua qualcosina c'era. Cannon Flash. Questo forse lo prediligo a quell'altra mossa che abbiamo su Squamino. Non se può. Non se può. Non se può. Mi aspettano? Riesci a scrivergli che arrivo subito? Se fai un salto di là ti scambiano ora. Sì. Giusto 3 minuti circa ci sono. È il tempo che arrivo al centro Pokémon. Sono dietro l'angolo. Ah, wow, sono arrivato proprio adesso. Ah, no, tranquillo, è su spada e scudo. Allora, prendiamo sto adesivo. Sono arrivato al centro Pokémon. E la missione odierna è completata. Conoscellos? No. Non mi piace. Eccoci qua. Andiamo velocemente con questi, giusto per vedere se ci regalano qualcosetta. Rapido, parlo con tutti, veloce. 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 Chi è Lucas? Ok, ragazzi, siamo arrivati qui anche oggi, siamo arrivati al punto che ci eravamo prefissati, quindi preciso, preciso. E niente, io vi ringrazio per essere stati qui con me anche oggi. Noi ci vediamo di nuovo domani. Quindi, date pieno 86 è tutto. Ciao a tutti! Ciao ciao!